Daniele Cianfriglia, che ha supportato mai come oggi Claudio Sebastianutti, colpito da una bronchite e quindi diciamo un po' più in difficoltà in panchina. Quest'oggi certo che se aveva la febbre dopo un match così è salita? Sì, penso proprio di sì, è scappato proprio perché sarà arrivato a 41. No, è stata una partita, devo dire, i ragazzi sono stati bravissimi, hanno tenuto, siamo andati forte in vantaggio, abbiamo tenuto questo ritmo alto che ha messo in difficoltà il Trieste. Poi dopo c'è stata una fase che in realtà ci aspettavamo, dove però abbiamo subito un break molto alto. Siamo stati bravi rispetto ad altre volte a non andare in difficoltà, abbiamo tenuto soprattutto con 3-4 elementi che hanno supportato tutto il resto della squadra. Una squadra che sta lavorando alla grande, ha avuto modo di sostituire Claudio anche in settimana e siamo orgogliosi del lavoro fatto. Cosa manca in quelle fasi in cui la Lazio perde un po' di lucidità? Non è la prima volta che accade, cosa succede? Un po' di calo fisico che è normale visto anche la rotazione della panchina, oppure serve un passo in più mentale? Cosa succede? Ma io penso che sia normale stare dentro e fuori la partita, non si può stare sempre dentro ad alti livelli. È come una curva sinuositale, no? Siamo dentro, siamo fuori. La bravura dei ragazzi deve essere quella di ritornare subito in partita, nel momento in cui magari il tecnico li richiama un attimo fuori. Penso che questa alternanza di emozioni sia un qualcosa che loro sappiano gestire e che gestiremo al meglio anche più avanti nella fase del campionato che ci aspetta. Difficilmente avete risultato come oggi a fine partita, questo fa capire che i tre punti, oltre che essere offerti, erano fondamentali. No, fondamentali, fondamentali. Andare avanti era per noi una cosa necessaria, necessaria. Adesso affronteremo tutto con col massimo impegno e, come facciamo di solito, ci prepareremo. E serenità, hai detto bene. Grazie. Daniele Giorgi, con quel gol del -1 hai riaperto un po' le speranze della Lazio, ti sei preso una responsabilità, tu e Madda oggi avete tirato nei momenti un po' decisivi del match fino al gol decisivo di Colosimo, una vittoria fondamentale, come sempre sofferta, la Lazio non si smentisce, cosa è mancato però quando c'è stato quel calo mentale forse? Non lo so, è un paio di partite che reagiamo così quando andiamo un po' in difficoltà, non gestiamo bene il match, quindi sono anche abbastanza infastidito, perché comunque non è la prima volta che ci capita. E per quanto riguarda i gol, sicuramente non è un gioco individuale, quindi il merito va a tutta la squadra e siamo contenti. Dovevamo mettere il risultato al sicuro un po' prima, però evidentemente la Lazio ha abituato a soffrire, quindi dobbiamo aggiustare tutte le partite in questo modo. Lo fate apposta, di la verità. Lo facciamo apposta per il pubblico che viene a vedere. E scherzi a parte, dobbiamo sicuramente gestire meglio la partita, specialmente il terzo tempo, perché abbiamo avuto un calo di tensione un po' troppo importante, quindi dobbiamo cercare di lavorare meglio su questo punto di vista, perché le partite dobbiamo portare a casa un po' prima. Importanti come questi tre punti, fondamentali direi, soprattutto visto che la Lazio ha avuto molte partite in casa in questa fase decisiva, insomma già abbordabili. Adesso la classifica sorride, ma attenzione perché il campionato è lungo. Sì, siamo messi abbastanza bene a livello di classifica, giustamente le partite in casa le dobbiamo vincere perché sono una spinta decisiva sia per la classifica sia per il morale, quindi dobbiamo cercare di far più punti possibili in casa, ci stiamo parzialmente riuscendo, quindi dobbiamo continuare così e far risultare anche fuori perché poi fra due giornate andiamo a fare un altro scontro diretto e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Grazie. A te. Ciao. Ciao. Giacomo Cannella, certo che se la Lazio non fa soffrire fino all'ultimo non è la Lazio. No, no, di base i laziali sono abituati a soffrire, lo sappiamo tutti, anche oggi è stata una partita appunto, abbiamo sofferto fino all'ultimo secondo, fino a quando Alessandro non ha recuperato quella palla. È stata una partita dura perché più che altro la stavamo controllando fino al terzo tempo, abbiamo avuto un calo allucinante, abbiamo preso mi sembra un parziale di 5-0 nel terzo tempo. Siamo comunque riusciti a recuperare nel quarto e andare sopra perché appunto ce l'abbiamo questa abitudine a soffrire, ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo guardati negli occhi a fine terzo tempo e abbiamo detto non possiamo perdere questa partita e ce la dobbiamo portare a casa. Ne abbiamo visto 200 di partite così in questi anni, no? Che arriva la vittoria all'ultimo recuperando, comunque la Lazio che si fa recuperare vince uguale. È un po' una vostra caratteristica questa, magari d'accordo i cali di concentrazione, però fa parte anche un po' dell'identità, serve alle volte la scossa, visto che
non hai lo straniero, non hai il giocatore che ti fa completamente la differenza, è un gruppo che si muove all'unisono e soprattutto quando viene colpito reagisce. Sì, questo sì, è una nostra, cioè, una nostra caratteristica, è anche un nostro punto debole andare sotto e magari alcune volte rimanerci, però abbiamo questa capacità comunque di tirare fuori tutto quando è nel momento opportuno. L'altro anno mi sembra che le partite andavano diversamente, iniziavamo male e poi ci tiravamo su. Quest'anno sto vedendo invece, magari possiamo iniziare bene e poi chiuderla un po' peggio. Però appunto è una sofferenza, continuiamo a soffrire e poi quando iniziamo così magari è anche più bello. E sono queste le gioie da laziale, no? Perché sì, poi sono queste le gioie, arrivare fino all'ultimo minuto che non sai se pareggi, perdi o vinci. E le emozioni che ti dà vincere all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, di certo sono molto più forti di vincere una partita facilmente. Giacomo, hai scelto di restare qui tra mille difficoltà, nonostante le possibilità ci fossero di andare altrove. Cosa rappresenta per te la Lazio? Perché questa scelta? Apri il cuore e dici un po' per te questa società e questi colori cosa sono? Sì, io nella Lazio ho iniziato a nuotare alla Garbatella quando avevo, mi sembra, 7 o 8 anni. Sono 12 anni che gioco in questa squadra, è una famiglia, ma ognuno se ne potrebbe accorgere venendo in piscina ogni allenamento. Cioè siamo una vera e propria famiglia a tutti gli effetti, sappiamo ognuno, sa gli affari degli altri, allenatori, dirigenti, ci aiutiamo, appena c'è un problema siamo tutti là a aiutare il nostro compagno di squadra. Stiamo bene perché appunto io continuo a rimanere qua perché vengo in piscina col sorriso e spero di continuare a venirci. Sai che quello che trovi qui difficilmente lo troverai da altre parti, almeno da questo punto di vista. Io so benissimo che qualunque squadra al mondo vai a trovare, la Lazio è la Lazio e rimane quella che è, stop. È questa ed è unica.